Ok ragazzi, siamo qui di nuovo con Garcia e Stefano. Innanzitutto, come state ragazzi? Ciao Bene, bene, tutto bene. Leonardo, ciao a tutti, tutto bene. Leonardo, tutto bene, filtra. Lo credo bene, diciamo, dai, dopo la vittoria della scorsa settimana. Parlando appunto proprio di quella, quali sono le sensazioni, diciamo, di primo impatto che ci avete avuto? Sicuramente la voglia di combattere di nuovo, perché è stato un match comunque breve, sono uscito dal match senza infortuni. La voglia è sicuramente quella di combattere di nuovo per fare sempre quello step in più che ci avvicina al solito obiettivo, insomma. Ormai abbiamo capito che dobbiamo farci trovare pronti in qualsiasi momento, quindi non si può pensare di avere il match che arriva con mesi di preavviso e te lo prepari seguendo la tabella di marcia. Devi essere sempre pronto e alla fine comunque l'essere professionista significa anche questo. Octagon, che è stato il 29 dicembre, era anche quello una short notice, 4 settimane praticamente, questo 3 settimane, però di fatto mi stavo già tenendo in allenamento, infatti poi è andato tutto bene, dalla preparazione al peso. L'avversario era comunque un avversario pericoloso perché aveva 9 KO su 10 vittorie, quindi Al primo round. era un bell'avversario, attivo perché aveva anche lui combattuto da poco e anzi da ancora meno tempo rispetto a me. Diciamo che è stato un match rischioso, però siamo molto sicuri dei nostri mezzi. Diciamo che a questo giro non è stata molto la magia tirata fuori dal cappello come a Octagon, perché lì è stata proprio una magia effettiva. Questa è stata proprio, diciamo, ragionata, perché ce la siamo proprio lavorata, capendo il suo modo di approcciare, il fatto che avrebbe probabilmente provato a portare a terra, che saremmo finiti a terra, e infatti siamo partiti da una posizione particolare e abbiamo chiuso poi la Darce Choke. Poi io ho il vantaggio di avere Garcia, che praticamente è come se fosse per chi segue Naruto, è il maestro Kakashi, che è il ninja copiatore. Lui copia lo stile dei miei avversari, così quando poi io mi trovo davanti agli avversari so già come si muovono, perché facendo le passate, lavori con lui, cioè lui li imita alla perfezione e poi io mi ritrovo davanti l'avversario che già conosco praticamente. Questo si è già fatto sparring più volte con quell'avversario e so già più o meno come si muove. E parlando invece a questo punto delle prospettive future, abbiamo sentito questa volta a gran voce un'unica soluzione. Ce la vuoi dire, Stefano? Allora, in realtà magari fosse l'unica soluzione. L'obiettivo, il sogno è sempre quello, di entrare in UFC. La realtà dei fatti è che ormai veramente non sappiamo più cosa aspettarci. Facciamo quello che va fatto. Abbiamo in realtà diverse opzioni, che può essere affrontare il vincitore del titolo, che sarà tra poco il 6 aprile, vincitore del titolo Cage Warriors, quindi andare a riprenderci il titolo. L'avevo vinto 6 anni fa, oppure fare questo Prize Fighter, che è un nuovo tipo di evento che stanno mettendo in piedi, o ancora si spera essere chiamati per fare il debutto in UFC, però siamo veramente arrivati a un punto in cui eravamo a tanto così da entrare talmente tante volte che non sappiamo più cosa aspettarci. Si dice uno che si vive sperando, invece noi diciamo viviamo combattendo, eh? Hai capito? Esatto, Questa è esatto. la frase giusta. Anche perché adesso c'è questa tendenza, soprattutto la vedo tra alcuni fighter italiani, di scegliersi i match con le pinze. Se sei un fighter devi combattere, cioè non devi star lì a sceglierti il match che ti può far fare il punteggio in più sul curriculum. Devi combattere perché poi quando arrivano i match veri, se no prendi calci in culo. Questa è la realtà e l'abbiamo visto purtroppo tante volte. Quindi preferisco piuttosto avere non il record perfetto, ma avere sfide vere che vanno a formarti come fighter, perché poi quando devi andare nei palcoscenici importanti, lì si vede chi è veramente un fighter e chi invece si è scelto i match facili per avere magari un po' più di visibilità, avere il KO spettacolare contro magari un poveretto che era lì per sbaglio, e chi invece è disposto a fare le battaglie vere. Lì vedi la differenza.
Quindi questa è la nostra mentalità da sempre. È già un bel pezzo che va avanti così, Sì. diciamo. Poi li vedi perché poi quando questi ragazzi sbagliano evento, sbagliano avversario, li vedi che fanno delle sconfitte rovinose. Non ci sono né tecnicamente né mentalmente. Quindi il lavoro grosso va fatto prima, non dopo. Dopo si lavora di rifinitura, hai capito? Ma il fighter lo si forma prima. Se tu cerchi sempre la via facile, la scorciatoia, eccetera, eccetera, come ho già detto miliardi di volte, oppure sei un team che comunque predilige fare lo score perfetto, cristallino, però poi dopo il conto lo paghi, c'è niente da fare. Quindi conviene, purtroppo conviene far vedere i propri limiti al proprio atleta prima. Allora si può correre ai ripari. Invece, se glielo fai vedere in ritardo, il proprio limite, ormai è già un punto in cui puoi tornare indietro, fare uno step indietro vuol dire chiudere la carriera. No? Questo è il discorso. Con noi dobbiamo fare i match. E quindi ne serve ancora uno? Ne facciamo ancora uno. Ok, serve vincere ancora un titolo? Ci alleniamo su quello. Oppure questo prize fighter che è una serata, se insomma andremo a fare quello molto molto anche difficile perché sono due match nella stessa sera, che Ecco, poi spiegateci un pochino Stefano che cosa sarebbe, perché non l'ho mai sentito. sarebbe semifinale e finale nella stessa sera, che Stefano ha già nel suo curriculum un evento fatto di questo genere, quindi non c'è nuova come cosa noi. E quindi in Cage Warrior adesso stanno organizzando questo. È un evento importante, difficile, molto difficile. Noi siamo pronti anche a fare quello, anche perché ci sarà in palio un po' di soldini, quindi insomma a noi va bene. Ecco, adesso bisogna essere focalizzati sul combattimento e basta. Quindi questo è il nostro mood adesso, no? E per quanto riguarda invece la sfida titolata, la prossima sfida titolata della categoria, con che sguardo guardi questo match e cosa ne pensi dei due contendenti? Lo guarderò con lo sguardo di chi vedrà chi deve affrontare. Il mio obiettivo è andare in UFC e con un obiettivo del genere questi fighter qua vanno fatti fuori, in modo netto, prima del limite. Quindi io sono pronto ad affrontare entrambi i fighter, anche facendo due match differenti, non c'è problema, non è che stiamo lì a cercare di fare il match in meno per andare in UFC, non è la nostra mentalità. E l'obiettivo è chiaramente lasciare segno, dare un messaggio netto, chiaro, andare lì e vincere bene e poi guadagnarci finalmente l'ingresso in UFC. Il sacrificio e il lavoro paga sempre. È così. Non ci sono cazzi. Io sono Alessandro Giordano, fighter professionista di MMA. Esco da una recente vittoria a Cage Warrior 168. Siamo di Napoli, ci alleniamo alla palestra Ercolano di Vittorio Marotta, che è il mio coach. Mi chiamo Vittorio Marotta, sono qui in veste di coach di Alessandro Giordano. Ci volete parlare appunto di questo match? All'inizio dovevamo combattere a Cage Warrior Unplugged, in realtà, senza pubblico. Poi, 2 giorni dopo, ci contattarono e dissero: no, abbiamo sbagliato. In realtà, dovete combattere a Manchester il giorno che c'è il pubblico, perché l'atleta comunque è di casa, porta gente. E accettammo lo stesso, va bene. Abbiamo preparato un po' il match, un po' in America, comunque perché siamo stati là. Quando siamo tornati, ci siamo dedicati completamente, praticamente, alla strategia con Vittorio, con i ragazzi che avevamo in palestra. Devo dire che è andato tutto quasi alla perfezione. La tattica ha funzionato. Il match è stato un bellissimo match, mi sono divertito. Il mio avversario, nonostante i tagli, eccetera, si è divertito tantissimo, mi ha ringraziato tantissimo alla fine del match. E va bene così. Era la terza per Alessandro in Cage Warrior. Le prime due non erano andate benissimo. Avevamo una grande voglia di riscatto, a dire la verità. Avevamo veramente una gran voglia di far vedere quello che non eravamo riusciti a far vedere nei match precedenti. Stavolta abbiamo dato ancora di più in Italia. Il match è andato bene. Alessandro è stato bravo a seguire perfettamente la strategia, ma diciamo che su questo io personalmente non avevo dubbi, perché poi
In realtà era una cosa che bene o male aveva fatto già in tanti altri match. Diciamo da questo punto di vista molto facile, tra virgolette, allenarlo. Una volta trovata la strategia giusta, o meglio, quello che pensiamo sia quella giusta, lui riesce in gabbia ad avere la freddezza e la decisione di portarla avanti. È stato un match che è piaciuto a tutto il pubblico, sia a casa che lì all'arena. È stato un match molto, come dire, un bloody match, no? Come dicono in America. Ti ha dato un po' fastidio a un certo punto tutto quel sangue oppure, diciamo, ti ha dato quasi la carica? Io quando vedo i match pure in UFC che esce tanto sangue, ci penso un po', dico, ma quanto sangue sta uscendo? Questi stanno lottando in un lago di sangue, magari non se ne accorgono nemmeno. In effetti non te ne accorgi, nel senso sì, io stavo ricoperto di sangue dalla testa ai piedi, non c'era un goccio di sangue mio, era tutto sangue di Kelly purtroppo. Cioè, purtroppo per lui. Non ci badavo proprio. L'unica cosa che forse mi ha dato un po' fastidio, ma potrebbe essere che ne ho ingerito un poco e mi è salito l'acido durante il secondo round, dico la verità, però non ne sono sicuro al 100%. E poi il fatto che stava tutto il campo bagnato, e ho fatto girare l'arbitro, ma non si può, a fine secondo round, ho detto, non si può asciugare un poco. L'arbitro mi ha guardato e ha fatto, mi dispiace. Infatti ci scivolava tantissimo, era un match sull'acqua praticamente. Non mi ha dato fastidio, non so perché non mi ha dato fastidio il sangue, cioè. Anzi, in realtà più vedevo che non usciva e più mi sentivo che mi avvicinavo alla vittoria, quindi mi dispiace dirlo, ma ero quasi contento che ne uscisse. Che aspetti per il futuro? Questa vittoria è andata viralissima praticamente, anche sui social, sono aumentati un sacco di miei tifosi, i miei follower, un sacco di persone mi hanno contattato, quindi è stato veramente soddisfacente, al di fuori della vittoria, anche avere un piccolo riconoscimento grande in realtà per me, da tutte queste persone. Io adesso quello che ho chiesto è il Pride Fighter, ti dico la verità, il torneo che organizzeranno a breve per i 50K, e comunque vogliono fighter spettacolari da quanto ho capito, penso di aver dimostrato di esserlo. Se riesco a fare un'altra vittoria spettacolare, magari riuscire poi a fare il passo grande, vabbè, poi si vede. Per il momento il prossimo obiettivo è vincere il prossimo match, ma che sia un torneo, che sia un match singolo, che sia qualsiasi cosa sia. L'importante adesso è vincere il prossimo match e riconvincere di nuovo, dico la verità. Aggiungo anche una cosa, io credo che sia anche molto importante guardare a quello che c'è stato prima, cioè mi spiego, va considerato ad esempio che nel Sud Italia solo 8 atleti hanno combattuto in cage warrior, di questi solo 2 hanno vinto, Lupoli 2 volte e Giordano una volta, ed è un dato gigantesco questo, ci fa riflettere in realtà su quanto siamo indietro in realtà nel Sud Italia nell'MMA. Di quanto è difficile emergere, e poi se dobbiamo guardare al presente, ci aggiungiamo un altro tassello a questo ragionamento. Giordano non ha mai rifiutato un match in Cage Warrior, mai. Qualsiasi avversario ci hanno dato, abbiamo detto di sì. Ti dico che addirittura prima del primo match in Cage Warrior ci fu offerto un ex UFC che noi accettammo e l'ex UFC rifiutò perché non voleva un match che potesse in qualche modo mettere in pericolo il suo score, tutto quanto. All'epoca Giordano aveva 6-1 come record, quindi diciamo era abbastanza. Diciamo sulla carta proibitivo come avversario. Ci avevano dato addirittura un altro ex UFC in Cage Warrior, che poi per motivi di peso, a quanto pare, non ha voluto accettare a 61, e noi avevamo accettato anche quello. Poi ci hanno dato Fletcher, all'epoca numero uno in Europa nei ranking. Poi ci hanno offerto Di Gange a Roma, eppure l'abbiamo accettato. E poi di nuovo ci offrono Kelly, mai sbagliato il peso, mai fatto saltare un match per infortunio. Sono tutti tasselli, secondo me, che portano almeno a prenderlo in considerazione per inserirlo nel Pride Fighting, che è diciamo, il torneo che noi vorremmo partecipare, però non so quali sono i criteri di selezione, insomma, per questo Pride Fighter. Quindi, insomma, noi ci siamo candidati, poi vediamo. Ho detto una cosa che mi ha colpito parecchio, no? Che comunque è il secondo fighter del sud che ha vinto a Cage Warrior. Ed effettivamente, riflettendoci, mi è capitato spesso di confrontarmi con realtà del nord, del centro Italia, ma raramente, diciamo, al sud sembra che abbia attecchito come sul resto d'Italia l'MMA. Allora, è vero quello che dici. Mi piace la parola che hai usato, che non ha attecchito. Mi piace perché non dà sfumature, diciamo che è rimasto indietro, cose del genere, ma semplicemente appunto che non ha vissuto gli stessi fasti, tra virgolette, del nord e del centro Italia, dove chiaramente le palestre, non è un mistero, sono strapiene, dove ci sono tanti atleti e dove i team facilmente riescono a mettere sul tatami ogni giorno ad allenarsi 10-15 atleti che combattono. Quella è una realtà già molto solida. Da noi è diversa la cosa, a parte la palestra, la mia palestra e quella dove si allena Giordano, dove i numeri sono impietosi. Se si va a guardare le grandi promotion degli atleti del sud, sono davvero impietosi. Chiamati quasi sempre solo come rimpiazza all'ultimo, chiamati quasi sempre solo contro gli idoli di casa.
chiamati quasi sempre quando hanno già un grosso record negativo. E noi vogliamo andare letteralmente contro tendenza questa cosa, cioè è letteralmente una sfida che abbiamo noi da questo punto di vista. Giordano lo sa, sposa un po' quella che è la mia filosofia, cioè noi vogliamo partire e crescere da qui. È assurdo che atleti del sud vadano ad allenarsi a Roma, vadano ad allenarsi al nord, si trasferiscono lì, perché ce la si può fare anche da qui se noi veramente collaboriamo, lavoriamo insieme e lo facciamo tutti quanti insieme. Se ognuno se ne va da un'altra parte, qui non rimarrà mai nulla. Qua un ragazzo là dovrà essere sempre costretto ad andarsene. Cioè Giordano penso che ad oggi può essere un esempio, un domani lo sarà ancora di più. Quindi perché non provarci da qui? Poi se va male, va male, ma tanto voglio dire, se non hai le carte in regola per farcela, non ce la fai né da qui né da lì. Giordano lo sa e mi sembra che lo sposa anche lui. La Napoli al tetto del mondo. Ok, ragazzi, innanzitutto come state? Molto bene, tu? Dai. Bene, bene, dai. Abbiamo visto l'impresa in Inghilterra. Torni a vincere con un sonoro KO fuori casa, davanti a un pubblico, diciamo, tra virgolette, ostile. Cosa hai provato quando l'arbitro ha dichiarato la fine del match? Quando ho finito ho provato un grande senso di concentrazione, ero molto concentrato nel momento presente e non sono esploso di adrenalina, ero molto concentrato, molto focalizzato, belle sensazioni devo dire. È stato un buon approccio, sì, un approccio senza approccio, come diceva il maestro Musashi. Ora, per questo match, questa è una domanda per tutte e due. Come avete preparato questo match dal punto di vista tattico? Qual era la vostra strategia? Allora, the game plan was going there, don't get hit, do some good shit, and come back home with a pocket full of cash. That was. Coach Borg, vuoi aggiungere qualcosa? Era un avversario inferiore a Michele, secondo me, da tutti i punti di vista. Michele, per me, adesso è all'apice della sua maturità tecnica. Direi anche mentale, nonostante sia avvolta nella pazzia, però comunque anche mentale. Quindi in realtà è uno di quei match che abbiamo preparato così. Non è proprio da noi, però dicendo se sei Michele e sai bene, qualsiasi cosa succeda, andrà bene. Sì, guarda, volevo fare una precisazione a riguardo. L'ho scritto anche sul mio profilo, dopo il match. È stato il training camp più duro a livello proprio personale rispetto agli ultimi, forse più duro di sempre. Ho avuto parecchie fasi non chiare, a livello personale. Come ho detto, se è piaciuto, insomma, la mia performance, bisogna ringraziare solo una persona, la cui presente coach Lorenzo, perché senza lui sì, non avrei combattuto. C'era, lui mi ha aiutato in dei momenti di difficoltà in modo incredibile. Io, cioè, l'ho ringraziato tante volte personalmente, però penso anche a livello, insomma, pubblico, se mi dai questa opportunità, la volevo ringraziare. Grazie, è stato. No, Stupendo tutto no, questo. però ora buttiamo Siamo a nel dire. d'oro. Questo è gold. Ringraziamenti. I'm the gold. Grazie. Ecco. Allora, per quanto riguarda invece a questo punto gli step futuri, come ti senti adesso e quando vorresti ritornare a combattere eventualmente? C'ho un paio di infortunelli perché non mi sono fermato, anche se il coach mi ha consigliato di stare un po' più tranquillo. Ho continuato ad allenarmi e a lottare, mi sono fatto un pochino male. Poi, sai, abbassando i livelli di attenzione dopo un incontro, ho fatto determinate cose che non avrei fatto prima di un incontro. Infortuni non di grave entità. Ora, sinceramente, non ci penso. Cerco di stare nel presente, vediamo che cosa viene per il futuro. Per il futuro, ma io non so manco che faccio domani, mo, vediamo un attimo, cerchiamo di goderci un attimo il presente. Cioè, lo so che magari sembra strano, dici tu dovresti avere le idee chiare, vai lì, poi firmi il dossier, ok, sì, chiaro che c'è un piano di fondo, però ogni tanto me lo scordo, eppure questa è una cosa particolare, no? Però poi torno subito invece sul piano originario. Sì. Diciamo, rimaniamo sul piano originario, dai. Parlando Ah, dell'obiettivo. rimaneteci voi e ricordatemelo. Ecco. Vabbè. In questo momento potresti avere due scelte nella carriera, no? Ci sono due opportunità che fondamentalmente possono percorrere la tua strada.
Una è quella del match per la cintura e l'altra potrebbe essere l'entrata in UFC. Quale ti ha Sì, letto? vabbè, poi c'è pure anche la terza scelta che è smettere. Però vabbè, c'è. Quale ti stimolerebbe di più? Quale sarebbe quella che ti farebbe dire, cazzo, mi ci butto alla grande? La cintura o la chiamata di UFC? Sì. Ovviamente la chiamata di UFC, ma per un semplice fatto che lì si parla di soldi. Qui ogni tanto, cioè, capisco la poesia, no? La cintura, le cose, tra l'altro l'ho già vinta, non l'ho mai persa. Cioè, questo sport rischia di far perdere tante cose, perché tu non è che puoi allenarti e fare l'atleta e basta, e hai il tempo libero per prenderti cura di te stesso e magari dei tuoi affetti personali, le amicizie, la famiglia. Tu molto probabilmente, anzi sicuramente, come faccio io e tanti miei compagni di team e atleti che conosco, oltre a allenarti sei costretto a lavorare. Io faccio il personal trainer, alleno. Tutto vero, ti abbraccio. Chi ci Lorenzo, ascolterà, non è che... innanzitutto facciamo una panoramica, no, dell'MMA italiana. È da un po' che non ci sentiamo. Sì. Come vedi l'MMA italiana in questo momento? Molto bene, penso che abbiamo avuto delle fasi in passato con magari esponenti che ci hanno rappresentato, però erano più spot. Penso che adesso la media della presenza è molto più alta e questo penso sia l'unico modo per normalizzare la nostra presenza in eventi internazionali. Poi è il passo precedente a normalizzare anche la presenza di un certo livello a livelli internazionali. Cioè prima era un po', io mi ricordo, non lo so, quando abbiamo vinto il titolo con Mauro Cirilli a Cage Warriors, era una cosa, quanti italiani combattono a Cage Warriors? Nessuno. Adesso, per esempio, gli ultimi due eventi c'erano un sacco di italiani, quasi metà per ogni card, quindi la presenza in eventi europei è maggiore di media. Sicuramente poi si alzerà la media anche in futuro, ma chiaramente è tutto un gioco di numeri. Prima probabilmente ci chiamavano solo per perdere, adesso no, anche se guardi le medie, no? Se non è che l'italiano è chiamato come carne da macello e basta, adesso è chiamato come tutti gli altri, e questo penso sia un grande segnale. Poi da qui, diciamo, questa base di partenza è meglio di quella di 10 anni fa. Ecco. Diciamo, siamo in una seconda fase di questo sport adesso, no? Bravo, mi sembra che la prima fase fosse un po' casuale, anche. Invece la seconda fase è un po' più di costruzione, la terza fase sarà normale che avremo italiani chiamati all'UFC e ci rimarranno. C'è anche una solida collaborazione con il Cage Warrior, dove Sì. appunto te sei uno dei collanti principali in Italia, no? In questo momento la promotion sembra avere grandi intenzioni in questo paese. Ci puoi parlare del Cage Warrior Academy, del progetto Cage Warrior Academy? Sì, diciamo che il presidente tiene molto agli Academy, che sono gli eventi amatoriali del Cage Warriors, dal quale poi pescano i neopro o i semipro promettenti. Loro, io con grande orgoglio, mi hanno affidato il settore italiano. Quello a cui tengono è che si facciano eventi che replicano il loro modo di lavorare, cioè eventi molto asciutti, non eventi misti, cioè non con kickboxing in mezzo. Cioè la struttura di Cage Warriors che vedete su Fight Pass, chiaramente non possono andare su Fight Pass e chiaramente sono dedicati ai atleti per lo più amatori. Per me, poi le persone che mi stanno vicino lo sanno, la cosa più importante è che combattano il più possibile, perché spesso arrivano al professionismo non pronti. L'altra faccia della medaglia, sempre positiva, è che secondo me aiuta le realtà locali a coinvolgere più persone. Se c'è il Cage Warriors Academy da Angelo Tarantini in Sardegna, questo fa sì che i suoi atleti combattano di più e che la gente li vada a vedere. Questo per la sua palestra è molto importante, per la sua comunità locale è molto importante. Inoltre raggruppa tutte le realtà italiane che adesso funzionano molto bene, ma ci sono sempre meno, io là non ci vado, invece abbiamo fatto molte regioni e tutti i referenti principali di quelle regioni hanno contribuito alla card. Questo è importantissimo per le scuole singole, per chi le va a vedere, per gli atleti, per tanti motivi.
Io lo dico anche in privato a tutte le persone con le quali collaboro. Se una palestra di un'altra regione, di una persona che io non conosco, va così forte che crea tanti campioni e porta tre persone ai massimi livelli, diciamo l'UFC, in realtà ci guadagno anche io, ci guadagni anche tu, Leo, ci guadagnano tutte le palestre italiane, tutte le persone che lavorano con l'MMA in Italia. Hanno degli indotti di qualsiasi tipo, più il livello sale a tutti i livelli. Uno, l'acqua Oliveto decide di sponsorizzare una persona che va all'UFC che non fa parte del mio team, però in realtà è una cosa positiva per me, per la mia palestra, per i miei iscritti, come lo è per te che ne puoi parlare, come lo è per un'altra palestra in Molise che trova un altro sport. Cioè, ed è per questo che quando mi è stato chiesto da che giuria di atletica segnalare, io ho segnalato. Tutte anche persone che non sono legate al nostro movimento, Dario Bellani, nonostante la mia amicizia con Massimo, o Gianluca Rocca, che ora collabora più con me, ma Michael Pagani, Scottoli, e paradossalmente andiamo tutti nella stessa direzione. Poi con le nostre identità, con team diversi, anche rivali, perché al Cage Warriors Academy spesso le card me ne occupo io e metto atleti miei che sono inferiori con altri, ma in realtà non è quello importante, l'importante è che il palazzetto sia pieno, che i ragazzi combattano e che tutti capiamo che con le nostre rivalità sportive, però se tutti diventano più forti, poi ci guadagniamo un po' tutti e diventano più forti solo combattendo in realtà. E se riusciamo a creare un ecosistema dove combattono tutti, sempre rispettandoci, sicuramente il livello sale. Se il livello sale, io guadagno di più, Michele guadagna di più, tu guadagni di più, tutti, anche Massimo Rizzoli o anche Vittorio Marotta o Annario in Campania che vengono ai nostri eventi, tutti stanno facendo un ottimo lavoro. Secondo me, la direzione è giusta, è ancora lunga, però rispetto al 2017 è molto meglio la situazione, da tutti i punti di vista.